Salve amici e bentornati nella mia bottega. In un recente video mi avete visto fare questo lavoro ed ora in questo video mi vedrete fare tutto il resto. Sigla! Vi ricordo brevemente cos'è questo oggetto, l'ho già spiegato bene nel precedente video che vi metto qui e vi metterò anche nella schermata finale così lo potete vedere quando volete. Questo strano oggetto altro non è che un'insegna per la cantina del mio amico Stefano che conosco dai tempi delle scuole medie. Stefano è molto appassionato in filosofie orientali e non ci vuole molto ad appassionarsi, è decisamente un argomento molto appassionante. Questo strano disegno altro non è che uno yantra, e lo yantra è un disegno geometrico, in genere fatto da cerchi concentrici e altri disegni, che usano come ausilio alla meditazione. Siccome in queste filosofie, come mi ha spiegato Stefano, quando si fa un lavoro, questo lavoro dà un risultato diverso a seconda se lo facciamo con amore o senza amore. Magari la procedura è la stessa, però se il lavoro lo facciamo con amore, nel risultato di questo lavoro c'è qualcosa in più, il risultato è migliore che se lo facciamo senza amore. Nel mio lavoro del restauro questa è la scoperta dell'acqua calda. Logicamente se restauriamo un mobile senza amore non possiamo che fare un pessimo lavoro, ma anche nel lavoro della produzione del vino, se lo facciamo con amore, il risultato è diverso. E io ho voluto rappresentare tutto questo discorso in questa insegna. Infatti nel cerchio di cuori più esterna vediamo che ci sono dei grappoli d'uva, poi abbiamo delle botti, poi andando verso il centro il lavoro del vignaiolo, del viticoltore va avanti e quindi si arriva alla bottiglia, dopo la bottiglia viene il bicchiere e finalmente abbiamo le tre bocche felici che stanno assaporando questo vino. E al centro Stefano mi si è raccomandato di metterci anche il simbolo dell'infinito, l'ho messo al centro a simbolo dell'infinito piacere che procura il suo vino prodotto con amore. Quindi andiamo avanti con la costruzione di questa insegna, sarà un lavoro molto articolato, quindi andiamo avanti velocemente. Cominciamo! Ed intendo farla con questo pannello di MDF da 25 mm di spessore, MDF light, quindi quello di peso intermedio. È di forma ovale, motivo per cui ho segnato 1, 2, 3 centri. Poi capirete meglio a cosa servono questi tre centri. Per scontornare utilizzerò questa elettrofresatrice, quindi ho creato questa prolunga con questo buco qua e qui ci impianto una vite. Ok, possiamo andare fuori a fresare. In pratica ho trasformato la mia elettrofresatrice verticale in un compasso e infatti, come potete vedere, riesco a tracciare facilmente un cerchio quasi perfetto. Quasi perfetto perché ho usato una barra filettata un po' troppo sottile per fare questa guida e mi si muove un pochino e di conseguenza non riesco a tracciare un cerchio proprio perfetto, mi viene un pochino ondulato. Dopo la prima passata do una seconda passata per andare più in profondità e raggiungo la profondità che mi serve raggiungere. Fatta la prima fresata sposto la guida sul lato opposto, sull'altro segno dalla parte opposta dei tre che ho tracciato, e posso fare questa seconda fresata. Finito di lavorare al margine più esterno della cornice, passo al margine interno, quindi sposto la vite e quindi la guida sul segno centrale dei tre che ho fatto e posso fare ancora una volta questa fresata, e come sempre in due tempi.
E finito di fresare, posso mettere via la mia elettrofresatrice verticale, che da queste parti si chiama pantografo, e posso tirare fuori il mio seghetto a pendolo. E con questo taglio via tutte le parti che non mi servono, stando bene attento a rimanere al centro del solco. Per entrare nella parte centrale faccio prima un foro in cui posso infilare la lama e anche qui posso tagliare via questa parte. Per fare questo taglio dritto ovviamente metto una guida che mi aiuta ad andare perfettamente dritto e in un attimo anche questo taglio è fatto. Ora ho capovolto il pezzo e con la prima fresa ho fatto questa fresata qua sotto, poi ho tagliato, questo è il taglio che ho fatto. Ora per portare questo dente allo stesso livello userò quest'altra fresa che ha questo cuscinetto che batterà sulla prima fresata e porterà tutto allo stesso identico livello. Ed ecco perché con il seghetto a pendolo ci tenevo tanto a restare al centro del solco. Se fossi andato troppo da un lato avrei potuto rischiare di togliere il materiale che invece doveva rimanere. Se fossi andato troppo dalla parte opposta invece mi sarebbe restato troppo MDF, troppo legno, se vogliamo dire così, da togliere e avrei messo in difficoltà la mia elettrofresatrice. E ora raddrizziamo queste ondulazioni che mi sono rimaste prima. Laddove sono minime le posso perfezionare con la carta vetrata, dove come qui invece sono un po' più importanti ci provo con queste raspe. Sono delle raspe nuove di zecca che ho comprato da Lidl e voglio vedere quanto sono efficienti. Ed effettivamente mi accorgo subito che non servono a nulla, sono quasi inutilizzabili. Per fare piccoli lavori hobbistici possono anche andar bene, ma se vogliamo lavorare sul serio, meglio buttare via, non pensare a queste raspe. Meglio usare, ecco, una raspa come questa, molto più professionale, che ho da tantissimo tempo, l'ho usata tantissimo e ancora mangia come quando era nuova. Davvero un ottimo acquisto in questo caso. Poi per perfezionare la parte interna, come tassello uso una bomboletta. Con un tassello piano non sarebbe possibile lavorare su questa superficie arrotondata. Invece con questa bomboletta riesco a lavorare perfettamente, a raddrizzare tutto, a perfezionare tutto. Accelero parecchio le immagini per cercare di abbreviare un pochino un video che è esageratamente lungo. Secondo me i video non dovrebbero superare i 20 minuti. E ora con un sistema simile gli faccio uno smusso. E sempre con l'elettrofresatrice faccio anche questo smusso, un semplice smusso a 45 gradi, meno profondo sul lato interno, molto più importante sul lato esterno. Con uno smusso così a 45 gradi invece che arrotondato avrà un aspetto più moderno e anche in questo caso perfeziono il lavoro con la carta vetrata, una bella carteggiatina e anche questo smusso viene perfetto. Andiamo avanti. Ed ora metto la cornice con tutto quello che dovrà contenere sullo specchio, non tanto per vedere l'effetto che fa quanto per centrare perfettamente lo specchio, poterlo poi così segnare esattamente dove sarà la parte visibile a vista, per infine tagliare via la parte che non mi serve perché poi dovrò fare la fresata che state per vedere e tutto questo specchio in più sarebbe soltanto un problema. Invece lo taglio via, un bel colpo di tagliavetro che prima bagno con dell'alcol perché così taglia meglio. E in un attimo faccio questo taglio, olè, e via anche questa parte. Ma non sempre le ciambelle vengono con il buco e poi dobbiamo rimediare come possibile. Metto la cornice che sto costruendo capovolta sotto sopra e posso appoggiargli lo specchio che centro nel migliore dei modi alla perfezione e posso finalmente segnare l'esatta posizione dello specchio con un bel segno di matita.
E questo mi aiuterà a ritrovare la sua posizione esatta. Via lo specchio, andiamo fuori e cominciamo a fresare. E tolgo 9 mm di spessore, 4 mm sono quelli dello specchio, altri 5 mm per il pannello di compensato che gli dovrò mettere dietro per proteggere appunto lo specchio. E ora una spolverata e vediamo se ci va. Olè, perfetto, no? E ora lacchiamo questa cornice di nero, comincio a dargli della tinta nera. Comincio con la tinta prima di passare alla vernice. E per prima cosa farò la parte posteriore, proprio tutto intorno allo specchio. Quando lavoriamo con gli specchi ricordiamoci sempre di trattare le parti che sembrerebbero non a vista ma che vedremo dal riflesso dello specchio, motivo per cui tingo anche questa parte che non sarebbe visibile. La tinta che gli sto dando altro non è che anilina ad alcol che penetrerà molto in profondità nell'MDF e tingerà in maniera molto profonda prima che passo alla verniciatura vera e propria. Se invece siete incuriositi da questo strano contenitore che uso per stendere l'anilina, che non solo fa da contenitore da paraschizzi ma fa anche da imbuto per riporre l'anilina nella sua bottiglia, vi metto il video in cui l'ho costruito ora in alto a destra. Ed ora via con la laccatura vera e propria. La prima mano ovviamente è di fondo, ma come sapete bene in genere la mano di fondo è di colore bianco. Quando diamo un colore, quando usiamo il trasparente, si usa il fondo trasparente, ma in questo caso io uso un fondo trasparente come se poi andassi a dare una finitura trasparente. Perché questo? Come avete visto, prima ho tinto l'MDF, ora gli do del fondo trasparente che quindi lascia vedere l'MDF nero, poi passerò della vernice nera, che in questo caso se si dovesse graffiare sarà meno visibile il graffio, proprio per il fatto che sotto abbiamo l'MDF nero e non del bianco. E ora una bella casteggiatura con la grana 280, questa con la gomma piuma dietro, bella morbida. Sigillare l'MDF con il fondo sulla pagina è molto più semplice che sigillarlo di testa, motivo per cui prima ho dato alcune mani di testa per poi dare un'ulteriore mano all'intero pannello, sia di testa che sulla pagina. Per carteggiare invece uso questa carta vetrata così morbida che mi permette di rischiare meno di scoprire sugli spigoli, soprattutto quando sto lavorando così tutto intorno. E una bella spolveratura con la massima cura non si nega a nessuno, soprattutto perché ora si comincia a fare davvero sul serio. E finalmente possiamo cominciare a spruzzare la finitura, una laccatura nera. Inizio dalle teste, da tutto il giro intorno, sia esterno che interno, per poi fare soltanto dopo la parte piana. Questa è la procedura esatta che va usata, la sequenza esatta del lavoro. Fare il contrario ci farebbe rischiare maggiormente di fare scolature. E prima di passare una seconda ed ultima mano di finitura, do una leggerissima carteggiatura con una grana molto fine per evitare imperfezioni causate da granelli di polvere che fossero cadute sulla superficie. Una leggera spolveratura e posso passare la seconda mano. Questa laccatura merita un video tutto suo e lo farò appena possibile. È un lavoro importante, importante che sappiate che si può fare, come si fa e quant'altro. Prima passo questa laccatura, questa vernice in un senso e poi do una seconda passata nell'altro senso. Questa è la tipica tecnica che si usa quando si vernicia un mobile. Ed ora mettiamo ad asciugare al riparo dalla polvere. E il lavoro di laccatura è finito, ecco dove siamo arrivati, ho messo anche lo specchio che ha assolutamente bisogno di una bella pulita. E ora metto il decoro, ma questo non è in questo video, è nell'altro video. Riprenderemo quando dovrò fare la scritta. E le
mettere per le scritte che saranno sull'insegna, le posso tagliare in maniera estremamente comoda e con la massima perfezione con il mio incisore laser Longer Ray 5. Ragazzi, è bello guardare gli altri che lavorano per noi e noi intanto ci si riposa. Anche se la sua potenza è di soli 10 watt, taglia questo MDF come fosse il burro. E invece così non è stato. E questo che significa? Quando ve l'ho fatto conoscere questo incisore, abbiamo visto che è riuscito a tagliare 8 mm di MDF senza problemi. Ora non me ne taglia 6 mm. Come mai? In realtà non è un problema dell'incisore. Ho dovuto molto indagare per capire qual era il problema, e il problema è risultato essere il software. Quindi ho disinstallato Lightburn, l'ho reinstallato e ora taglia che è una meraviglia, riesce a tagliare alla perfezione. Quindi se un giorno comprerete un incisore laser e avete questo problema, non buttate l'incisore laser se non taglia più, ma reinstallate il programma. Ed ecco finalmente le lettere belle e pronte, e a questo punto gli faccio un bel trattamento con lo stesso fondo che ho usato prima per la cornice. Per passarglielo semplicemente userò queste pinzette e le annegherò nel fondo così. Dopodiché le appoggio su questa carta siliconata su cui non si incolleranno. Questa carta siliconata altro non è che la parte posteriore degli adesivi, quella carta liscissima che buttiamo via quando incolliamo qualche adesivo da qualche parte, per cui in questo lavoro o nel lavoro del restauro o comunque per chi vuole creare qualcosa, questa carta che è dietro gli adesivi è molto più importante dell'adesivo stesso, perché qui non incollerà nessuna colla, nessuna vernice, nulla di nulla. E dopo 10 minuti, quando spero che la vernice non tenda più a scendere verso il basso, posso prendere una ad una queste lettere, asciugo la parte inferiore e le appoggio da un'altra parte, in modo di non lasciare ammucchiato del fondo sotto sul basso, che mi farebbe degli spessori che non voglio. Ovviamente voglio che queste lettere abbiano un bordo perfettamente netto, perfettamente nitido, e se il fondo tendesse ancora a scendere verso il basso, formerebbero una pozzanghera sotto alle lettere e queste sembrerebbero emergere da una frittella di fondo, appunto. E non è quello che voglio, ecco perché le asciugo. Ok, e ora aspettiamo che si asciuga definitivamente. Le lettere così appoggiate sulla carta siliconata, come vedete, non si sono affatto incollate, vedete che anche la vernice qua si stacca perfettamente, quindi se l'avessi messa sopra un pannello di legno sarebbe tutto incollato, avrei fatto un disastro, invece così vedete che è andato tutto bene. E ora devo dare una carteggiatina con una grana 220 già usata, in modo che mangia un po' meno. Diamo una bella carteggiatina dappertutto. E qui vado incontro a un'operazione molto lunga e noiosa, perché dovrò entrare in tutti gli spazi, carteggiare dappertutto, non posso lasciare nessuno spazio non carteggiato. Per quanto riguarda queste lettere maiuscole è un pochino più semplice, per quanto riguarda quelle in corsivo sarà decisamente più complicato proprio per la loro sinuosità. Ed ora per fare queste lettere il discorso sarà un po' più complicato, perché ovviamente è difficile andare con la carta vetrata qua dentro, motivo per cui mi aiuterò con queste limette. Questa è piatta, questa è tonda,
questa è convessa, vedete, è arrotondata da questa parte, piatta da quest'altra, c'è anche a sezione triangolare e c'è anche un'altra piatta e c'è un'altra quadrata. Queste mi aiuteranno ad arrivare in tutti gli angoli, quindi ho fatto una striscia di carta vetrata e suppongo che per lo più userò questa convessa. Con questa arriverò in tutti i punti scomodi. Eh sì, di punti scomodi ce ne sono molti, per cui questo lavoro sarà molto lungo, molto laborioso e lento, per cui taglio corto, che questo video sta già venendo esageratamente lungo, e passiamo oltre, anche perché dovrò fare cose molto più spettacolari di questa. E ora spolveriamole per bene. È tempo di incollarci la foglia d'oro e anche se assolutamente finta, non lo farei mai su una superficie polverosa, anche perché non ci attaccherebbe. Ed ora diamogli la missione ad alcol. La missione altro non è che la colla che si usa per incollare la foglia d'oro, ci sono anche altri sistemi, in questo caso userò la missione. Ce ne sono di più tipi, in questo caso userò la missione ad alcol, che è quella che si usa per materiali non porosi, perché oramai non sono più porose queste lettere. In questo momento la missione sembra quasi un vinavil diluito, ma una volta asciutto diventerà perfettamente trasparente e sarà appiccicosa esattamente come il dietro di un nastro adesivo. Ok, e ora aspettiamo qualche ora. Ora non è possibile toccare le lettere con le mani, quindi le prendo con le pinzette e poi ci appoggio sopra un foglietto di oro. Oro si fa per dire, ovviamente è assolutamente finto. Ce lo premo contro con un pennellino molto morbido in maniera molto delicata e ce lo aggiusto tutto intorno. Ovviamente non è possibile fare un'intera lettera con un solo foglietto di oro, delle parti restano scoperte e queste le posso coprire prendendo dei pezzetti e posizionandoli tutto intorno alla stessa maniera come ho fatto con il foglietto grande, finché non ho chiuso tutti gli spazi. Il lavoro del doratore non è quello in cui ho la mia massima abilità, per cui se vedete qualcosa che non è fatto nel migliore dei modi non vi preoccupate, ve l'ho detto, ci sono cose che so fare meglio. Una volta che ho coperto l'intera lettera di oro, passo con un altro pennello più rigido, premo in maniera più forte in modo di far aderire meglio la foglia d'oro e di portare via i pezzetti che non sono attaccati. Ed guardate che splendore! E se lavorare sulle lettere in stampatello è complicato, non vi dico quello che è lavorare su queste in corsivo. Per un vero doratore magari sarebbe semplice, per me è stato un lavoro davvero da perderci la pazienza, anche se ne ho da vendere. Comunque, alla fine, nonostante la laboriosità di questo lavoro, come potete vedere, il risultato è davvero molto soddisfacente. Anche questa volta, guardate che splendore! E dopo qualche ora, finalmente, il lavoro è finito. Wow, che splendore! Ed ora, affinché questo splendore non vada perso, gli darò una mano di... in genere si dà la gomma lacca decerata. In questo caso gli darò l'XZ605 della Sayerlac, che è una gomma lacca, una finitura gomma lacca, ma che non è proprio gomma lacca, molto più resistente alle, in questo caso una cantina, quindi è soggetta ad umidità e sicuramente resisterà molto di più che la normale gomma lacca. Gli do una mano che servirà a dargli più resistenza, quindi anche se verrà di tanto in tanto verrà sicuramente spolverata questa insegna, ma anche per non far ossidare quest'oro, perché non è vero oro ovviamente, per cui è soggetto a ossidazione, con una mano di questo prodotto durerà molto molto più a lungo.
Questa finitura a finta gomma lacca già ve l'ho fatta conoscere in dei video passati, ve ne metto ora uno che vi compare in questo momento in alto a destra. Se volete conoscerla meglio la potete vedere lì. Invece per quanto riguarda il taglio di queste lettere ho detto tutta verità ma non tutta la verità. Per cui ho fatto un altro video che vi compare ora in alto a destra e vi consiglio di vederlo per sapere tutto. Ve lo metto anche nella schermata finale così lo potete trovare più comodamente poi alla fine del video. Ok, ora aspettiamo una mezz'ora che si asciuga e poi possiamo incollare tutto. E finalmente è tutto pronto per montare la scritta. Ho messo questa carta gommata su cui ho segnato la posizione di tutte le lettere e questo mi aiuterà a trovare la posizione esatta. Le ho messe come devono stare ma non sono incollate e ora dovrò incollare. E l'incollaggio lo farò con questo adesivo aceto vinilico. E piano piano comincio a fare tutti questi incollaggi, però quando si lavora guardando il lavoro al contrario perché dal dritto c'è la videocamera, qualche cavolata viene fuori di sicuro. Fate finta di non aver visto nulla, mi raccomando. Olè. Per quanto riguarda i prodotti che sto usando per questo lavoro, questa colla la trovate in qualunque ferramenta. I prodotti che ho usato per verniciare li trovate, sono tutti della Sagerlac, quindi da qualche grossista della Sagerlac. E nel frattempo tolgo la carta gommata e rimetto dritta la lettera. Questi prodotti della Sagerlac non li trovate in nessuna ferramenta, sono prodotti molto professionali, quindi li trovate soltanto da grossisti. Probabilmente nella vostra provincia da qualche parte ci sarà qualche grossista. Se vi interessa cercatelo e trovatelo. Invece per quanto riguarda la missione e la foglia d'oro sono prodotti che ovviamente potete trovare da antichità bel sito. Li ordinate lì e ve li portano direttamente a casa vostra. E a questo punto, finito di incollare le lettere, posso togliere la carta gommata e il lavoro è finito. Ok, opera compiuta. E ora vediamola bene. Ed eccola qua, ma oramai la conoscete già bene perché l'avete già abbondantemente vista all'inizio del video. Mi resta soltanto da dire che la scritta sotto, Love for Wine, non è esattamente uno spot, ma è piuttosto una filosofia di vita, perché per il mio amico Stefano così... Chissà quando ritornerò. Ma che hai fatto? Ti sei imbriagato? Che? Io? No, è che... voglio filosofare un pochino pure io. Buono però! Dammi questa bottiglia, dammi, filosofo! Va bene, pigliatela! Però metti in descrizione l'indirizzo della cantina di Stefano, così possono andare a vedere quell'insegna che metterà dietro al bancone e possono filosofare un pochino anche loro! Ciao ciao! Ciao amici, grazie per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto e vi metto qua quattro video che vi possono piacere, qua il video che vi ho pregato di guardare perché è molto interessante, qui vi metto il precedente video su questa insegna e qua altri due che vi possono piacere, per cui ciao e arrivederci al prossimo video, ciao ragazzi!